Prego, dottoressa, facciamo la presente. Guarino Giuseppina. Ghiaccio Gina. Presente. L'Agostino Cantini. Presente. Milano Cesare. Presente. Mangiacato Domenico. Presente. Alfonso Marandini. Presente. Oviero Nicola. Presente. Turco Francesco Marino. Presente. Ferran Bernetti. Presente. Alfa Carlo. Presente. Verde Maria. Assente. Allora, 10 presenti, la seduta del Consiglio Comunale è valida, chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale. Fate quella comunicazione. Prego, consigliere Ferrante. Buongiorno a tutti, questo consiglio facendo una comunicazione che riguarda il nostro gruppo consigliale. Il nostro nuovo capogruppo è Carmine Alma. Abbiamo proceduto al cambiamento del capogruppo, visti i gravosi impegni di lavoro della consigliera Bortone, Amelia Bortone, che ha espletato con serietà e con dedizione il suo compito e portato avanti il suo mandato. Avendo difficoltà che non consentivano di svolgere appieno anche per il futuro, anche in un'ottica di rinnovamento e di coesione che ha sempre contraddistinto il nostro gruppo, abbiamo proceduto all'individuazione del nuovo capogruppo che saluto e che annuncio anche alla gente, ed è per me un particolare motivo di orgoglio e di emozione, anche perché anni fa sono stato io a strapparlo alla moglie e a convincerlo ad intraprendere questa carriera. Quindi oggi saluto il mio nuovo capogruppo e lo comunichiamo anche alla gente nella casa dei cittadini, come è corretto che avvenga. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie per l'intervento e auguriamo buon lavoro al nuovo capogruppo nominato in questa sede dal consigliere Ferrante. Grazie. Buon lavoro. Vorrei, prima di iniziare il consiglio comunale, vorrei ricordare il nostro operatore ecologico che l'altro giorno è venuto a mancare, Fausto Marino. Anche se è un nostro concittadino che lavorava, anche se lavorava nella società esterna, ma comunque era un nostro concittadino che lavorava nella nostra comunità ormai da tantissimi anni. Va alla famiglia la nostra vicinanza e le nostre condoglianze. Passiamo allora al primo punto all'ordine del giorno, dottoressa, siamo pronti. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è ratifica variazione di bilancio numero 3 del 2022, effettuata entro quindi al primo punto dell'ordine del giorno, ratifica variazione di bilancio numero 3 2022, effettuata per motivi di urgenza dalla Giunta numero 320 del 4 2022, ai sensi dell'articolo 175,4 decreto legislativo 267/2000, provvedimenti. Relazione l'assessore D'Agostino. Buongiorno a tutti. Al primo punto all'ordine del giorno abbiamo una ratifica di variazione di bilancio numero 3 del 2022. Tale variazione di un importo pari ad euro 128. Abbiamo ottenuto una serie di contributi vincolati, tra cui contributo statale per l'asilo nido, contributo per trasporto diversamente abili, contributo regionale per l'acquisto di giochi inclusivi,
Abbiamo ottenuto dallo Stato una somma di 60.000 euro, di cui 20.000 euro li abbiamo utilizzati per servizi comunali, 15.000 euro per un intervento straordinario di bonifica e 5.000 euro li abbiamo utilizzato per l'arredo urbano. In più abbiamo finanziato gli eventi di Natale ed incrementato alcuni capitoli per il funzionamento degli hardware. Questo è il primo punto all'ordine del giorno. Sono interventi, prego. Sì, noi preannunciamo astensione per questo punto, anche se avremmo in realtà voluto votare anche a favore, però perché non si può votare contro per gli asili nido, per i trasporti per essere inviabili, eccetera. Ma noi abbiamo visto che nella delibera c'è comunque un importo maggioritario per quanto riguarda la questione delle indennità agli amministratori locali, che è di 24.350 euro, e quindi noi, diciamo, come coerentemente con il nostro proposta politica, il nostro pensiero su questa questione, per noi in un momento, in una contingenza così difficile, in cui chiediamo sacrifici ai cittadini, per noi questa cosa è invotabile. Quindi ci sono comuni che hanno rinunciato a questo incremento, vedi su Cibo, un comune nostro vicino, un esempio dei tanti, e quindi preannunciamo l'astensione per questa motivazione. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? 2. Votiamo per l'immediata disponibilità. Chi a favore? Contrari? Astenuti? 2. Ratifica variazione di bilancio numero 0322 del 2022 passa a maggioranza. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Ratifica variazione di bilancio numero 4 effettuata per modifiche urgenze dalla Giunta Comunale con delibera 252 del 29/11/2022 ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del decreto legislativo 267/2000, provvedimenti. Relazione all'assessore al bilancio D'Agostino. Al secondo punto all'ordine del giorno abbiamo una ratifica di variazione di bilancio numero 4 2022 di euro 116. Abbiamo ottenuto un contributo statale di 20.000 euro, abbiamo utilizzato 40.000 euro destinati comunque a delineare alcuni capitoli, abbiamo ottenuto un contributo provinciale per intervento in materia di gestione dei rifiuti, 20.000 euro destinati alla manutenzione, 46.000 euro per sostenere le spese energetiche ed 11.000 euro abbiamo sottratti dall'avanzo vincolato per finanziare alcuni lavori. Questo è il secondo punto all'ordine del giorno. Ci sono interventi? Prego, consigliere. Solo per annunciare che noi in questo punto votiamo a favore. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? All'unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è d'accordo? All'unanimità. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Nomina revisore del revisore unico dei conti per il triennio 2023-2025. Revisore unico dei conti per il triennio 2023-2025. Il nostro comune ha comunicato alla prefettura di Caserta la scadenza del revisore unico. La prefettura ha trasmesso al comune il verbale di estrazione dell'elenco istituito presso il Ministero dell'Interno, del quale risulta che il nominativo del nostro revisore è il dottor Rozza Carmine. Questo è il terzo punto all'ordine del giorno. Ci sono interventi? Allora passiamo alla nomina. Chi è d'accordo? 11. Contrari? Astenuti? 2. Passiamo all'immediata esecutività.
Chi è d'accordo? 11. Punto all'ordine del giorno, determinazione di tariffa addizionale comunale anno 2023. Vabbè, in realtà abbiamo riconfermato le tariffe dell'anno scorso, quindi questo è il quarto punto all'ordine del giorno. Ci sono interventi? Prego, consigliere Ferrante. Presidente, io annuncio subito il nostro voto contrario, coerentemente con quanto già fatto in precedenza, e preannuncio, dopo lo ribadirò, anche il nostro voto assolutamente contrario, fermamente contrario, per quanto riguarda gli altri due punti all'ordine del giorno. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? 9. Contrari? 2. Votiamo per immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? 9. Contrari? 2. Anche questo punto passa a maggioranza. Passiamo al punto 5. Determinazione aliquote dei IMU anno 2023. Prego, assessore D'Agostino. Quinto punto all'ordine del giorno, abbiamo determinazione tariffe IMU anno 2023. Ha precisato che le tariffe relativamente all'IMU viene stabilito dalla legge 160 del 2019 ed è per gli immobili ad uso produttivo è pari allo 0,86%. Spetta ai comuni poi aumentare sino all'1,06%. Un attimo solo. Presidente, spiego tutte le percentuali o vado direttamente all'aumento dalla base imponibile fino all'aumento che poi i comuni possono fare? Abbiamo già una base di partenza. Ah, ok, no, perché è tutta una. Abbiamo una base di partenza e quindi ci spieghiamo. Inoltre sono esenti dall'imposta ai terreni agricoli, poi secondo la legge c'è una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico, per i fabbricati invece e le abitazioni concesse in comodato entro il primo grado. Pertanto per gli immobili diversi dalle abitazioni principali la percentuale di base è pari allo 0,86% con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06%. Per le categorie catastali A1, A8 e A9 la percentuale di base nella misura dello 0,5% e il comune, discrezione del comune poi di aumentarla. Pertanto, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati dal nostro comune,
per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio in merito alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 c'è l'esenzione. Per gli immobili classificati nella categoria D la percentuale IMU è pari all'1,06%. La percentuale per i fabbricati rurali è pari allo 0,1% e per i fabbricati merce è pari all'1,14%. Per le aree edificabili è pari a 1,14%. Questo è il quarto punto all'ordine del giorno. Ci sono interventi, prego consigliere Cattani. Presidente, ribadisco il nostro voto contrario, è una scelta politica, c'è un margine anche a discrezione dei comuni. Noi contestammo allora questa scelta, la contestiamo oggi, per cui votiamo contro. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? 9. Contrari? 2. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? 9. Contrari? 2. Punto 5 passa a maggioranza. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno. Approvazione piano finanziario pari anno 2023. Provvedimenti. Prego l'assessore D'Agostino. L'assessore Marrandino. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, c'è stato un aumento di circa 60.000 euro, ovviamente non dovuto da noi ma dall'EDA, di cui 13.000 euro per il miglioramento del servizio, quindi saranno usati per il miglioramento del servizio, tra cui il sito, la tariffazione puntuale, e poi saranno usati per il rimborso come il bonus Tari che abbiamo già dato e il bonus amianto. Ovviamente l'aumento non ci sarà per i cittadini perché ci sarà un aumento di platea, quindi il costo per i cittadini rimarrà all'incirca invariato. E questo è il punto. Grazie. Rimarrà invariato come, cioè, sulla stessa somma di quest'anno o invariato rispetto a cosa? Allora, stiamo cercando, purtroppo i costi, l'EDA ha variato i costi del costo variabile, se ci avete fatto caso l'ultima rata è aumentata, perché l'EDA ha aumentato il costo variabile, quindi alla fine dell'anno ci siamo ritrovati con la tassa di rifiuti aumentata. Ovviamente stiamo cercando di lavorare per portarlo alla vecchia, diciamo, tariffazione, quello per non far variare i costi variabili, che sono quelli poi alla fine che inducono all'aumento dell'ultima rata, quindi stiamo cercando di portarlo al vecchio sistema per non far aumentare i costi variabili. Allora, grazie del chiarimento. Noi abbiamo notato che c'è anche comunque un aumento dei costi fissi, però rispetto appunto al 2023, sì, rispetto circa 60.000 euro. Perché sì, infatti, perché quelli del 2022 sono 158.000 all'incirca, quelli del 2023 198.000. Che comunque è inutile nasconderci, penso che l'avete percepito anche voi come amministrazione, c'è stato un forte mal di pancia da parte della cittadinanza per queste, soprattutto per tutti, per il SAP. Però dove, per il costo variabile. Ho capito, però dove praticamente vi riportiamo nel Consiglio Comunale le numerosissime, veramente numerose lamentele da parte dei cittadini inerenti a questo scatto. Molto eccessivo, c'è gente che pagava 25 euro di saldo, si è trovata 180 euro di saldo da pagare. Quindi noi, diciamo, è indipendentemente da chi ha voluto, da chi dipende, è comunque un aumento della tassa dei rifiuti. Noi, diciamo, ovviamente rinunciamo di votare contro a questo aumento, e quindi, diciamo, ci facciamo portavoce dei cittadini di lavorare per cercare di abbassare il più possibile la tassa. Sì, voglio aggiungere un'altra cosa. Allora, sì, sappiamo l'aumento, ovviamente il costo variabile che è aumentato a fine anno. L'unica cosa dove noi stiamo lavorando, adesso tra poco ci sarà un'informatizzazione dell'isola ecologica. Questo ci porterà, abbiamo parlato con la ditta, stiamo cercando di portare dei bonus ovviamente a chi ci porta il rifiuto all'isola ecologica. Quindi vorremmo lavorare in quel senso per dare una mano, perché anche se poi alla fine in sé per sé la tariffa rimane uguale, vorremmo dare un bonus a chi poi ci aiuta a fare bene la raccolta differenziata.
Ecco perché io ribadisco sempre di fare una buona raccolta differenziata, perché se migliora la raccolta differenziata i costi e quelli fissi potrebbero abbassarsi e quindi ci sta tutta una catena. Ecco perché lo ribadisco sempre, dobbiamo fare una buona raccolta differenziata. Grazie. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è a favore? No, contrari? Due. Votiamo per l'immediata solubilità. Chi è a favore? 9. Contrari? 2. Punto 7 precisamente all'ordine del giorno, approvazione schema convenzione tra capoluogo di provincia di Caserta e il comune di Cesa per l'attuazione delle procedure afferenti alle opere del PNRR e PNC, articolo 52,1 lettera A, legge 108/2021, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000. Relazione al sindaco. Sì, buongiorno a tutti. Presentiamo questa proposta di convenzione dal Consiglio Comunale per dare attuazione a quelle che sono le ipotesi di finanziamento che derivano dal PNRR. Le indicazioni che sono giunte riguardano le modalità di espletamento delle gare. È una condizione questa assolutamente necessaria per non perdere il finanziamento, cioè che le gare debbano essere fatte mediante il ricorso a stazioni appaltanti riconosciute dall'ANAC. Il comune di Caserta ha avuto questo riconoscimento come stazione appaltante, quindi abbiamo chiesto al comune di Caserta di poter svolgere le gare finanziamenti del PNRR attraverso la loro stazione appaltante, quindi questa procedura, questa convenzione ci consente di espletare questo adempimento che ci vedrà dal prossimo inizio anno con la possibilità di andare in gara per due opere in relazione alle quali abbiamo avuto finanziamenti che hanno come fonte di origine appunto il PNRR. In particolare partiremo con la gara relativa al polo dell'infanzia pari a 2 milioni di euro e in relazione a quello che è il progetto denominato ex Campo del Parroco. In particolare rispetto a quest'ultimo intervento, come annunciato, noi provvederemo ad una consultazione pubblica di quello che è la bozza di progetto. Nei prossimi giorni avremo una ipotesi progettuale di quello che potrebbe essere la iniziativa da intraprendere, e la porteremo
al vaglio della città nelle sue diverse articolazioni, quindi un passaggio fondamentale sarà fatto nelle scuole. L'amministrazione andrà nelle scuole a sottoporre ai ragazzi il progetto affinché possano essere protagonisti delle scelte che andremo a compiere. Ci sarà logicamente un confronto anche con i consiglieri comunali, ci sarà un confronto con le forze politiche, ci sarà un confronto con le associazioni per arrivare ad una definizione di un'opera quanto più condivisa possibile. Ci sono interventi? Allora passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? 9. Contrari? Astenuti? 2. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è d'accordo? 9. Contrari? Astenuti? 2. Punto 7 passa a maggioranza. Passiamo adesso all'ultimo punto, all'ordine del giorno, numero 8. Accordo di collaborazione Comune di Cesa e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi della Campania Luigi Bambitelli. Relazione del Sindaco, prego. Io credo che questo sia uno degli argomenti più importanti che stiamo affrontando in questa consigliatura. Gettiamo le basi di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Ambientali. La bozza di accordo che oggi va all'attenzione del Consiglio Comunale è già stata approvata dal Consiglio di Dipartimento. Questo accordo ha una funzione immediata, cioè quello di avviare una collaborazione con l'Università per una serie di progetti che riguardano in maniera specifica il nostro territorio. Si va dall'efficientamento energetico allo studio di quelle che sono le alberate, quindi un sostegno rispetto al discorso che noi stiamo portando avanti, quindi un ragionamento che attiene anche allo sviluppo sostenibile. Ma c'è un passaggio importante e fondamentale, cioè che Comune di Cesa e l'Università si impegnano a partecipare a progetti, a manifestazioni di interesse, a bandi che possono prevedere appunto la collaborazione tra Comune e Università. Lo scopo qual è? Lo scopo non è nemmeno, come dire, celato, ma è veramente fatto in maniera trasparente e chiara. È quello di provare a portare a Cesa una sede distaccata dell'università o costruire il percorso per un centro di ricerca sul settore agroalimentare. Questo è un primo passo che noi facciamo, lo facciamo con scienze ambientali, ma sono state aperte delle interlocuzioni con le altre facoltà, in particolare con ingegneria, visto che col Dipartimento di Geologia già c'è un ragionamento aperto da anni sullo studio delle grotte tufacee. L'idea è quello di arrivare ad un accordo complessivo con l'Ateneo affinché si possa mettere in campo una ipotesi di centro di ricerca e di studio che riguarda appunto i settori peculiari del nostro territorio, vale a dire le grotte e il vino a spigno. Chiaramente questo ragionamento deve coinvolgere altre facoltà, quindi architettura, economia. Abbiamo già avviato un percorso sulla questione della Spring Festival con il Dipartimento di Scienze Politiche, quindi se riusciremo a mettere insieme intorno allo stesso tavolo tutti questi dipartimenti, porteremo all'attenzione del Rettore la proposta di un centro di ricerca e di studi che possa avere sede a Cesa. Chiaramente è un progetto ambizioso, è un progetto su cui dobbiamo lavorare nel lungo termine, ma è chiaramente una di quelle iniziative che potrebbero dare lustro alla città. C'è un altro aspetto che al momento rimane in sottofondo, ma ha una sua valenza: l'eventuale sede di questo centro di ricerca o sede distaccata della facoltà. È anche questo un aspetto su cui in maggioranza ne abbiamo in parte già discusso, abbiamo delle idee rispetto alle quali lavoreremo per mettere a sistema una iniziativa che
veramente può rappresentare un motivo di vanto per la nostra comunità. Quindi chiedo al Consiglio Comunale di votare questo accordo, che è il presupposto di una serie di iniziative molto importanti. Ci sono interventi, prego consigliere Ferrante. Presidente, noi voteremo a favore a questo punto, naturalmente seguiremo con particolare attenzione e anche con uno spirito propositivo le condizioni di questo percorso. Ci auguriamo che possa essere poco accidentato e passare in tempi veloci dalle buone intenzioni alla pratica concretizzazione, con un andamento che coinvolga la cittadinanza, coinvolga le intelligenze del paese, coinvolga le professionalità e abbia un occhio attento soprattutto ai giovani, che oggi più che mai hanno bisogno di stimoli e anche di interfacciarsi con quella che è l'istituzione cardine di un territorio, appunto l'Università Vanvitelli, coniugando istruzione con anche competenze acquisite sul campo, in un percorso virtuoso che possa dare buoni frutti. Grazie. Ci sono altri interventi? Mi accolgo con grande piacere e grande soddisfazione di quello che sta avvenendo stamattina in quest'Aula, con la proposta che il sindaco ha fatto in questo momento, che è stata già votata praticamente lì all'università. Stiamo mettendo una pietra, una prima pietra, diciamo così, per un grande argomento, una grande cosa che in futuro penso avrà degli ottimi risvolti, e penso che tutta la comunità, quindi tutto il Consiglio Comunale, ma compreso anche tutta la comunità, debba lavorare in questo senso, per far sì che a Cesa avvengano, ci siano questi eventi, queste soddisfazioni di portare a Cesa delle grandi cose, come questo progetto ambizioso con l'università. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? Ad unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo?